Quesito numero 7 dell'esame di Stato 2018, sessione ordinaria. Determinare il parametro A in modo che questo integrale sia uguale a 10. Svolgete da soli, non guardate il procedimento, lo guardate soltanto alla fine. Quindi fermate qua il video. Questo è lo svolgimento, il quesito è molto semplice. Si tratta di svolgere questo integrale definito, che viene in funzione del parametro A e poi richiedere che il valore dell'integrale definito sia 10. È molto facile risolvere questo integrale definito perché 3x al quadrato è la derivata di x al cubo, 3 è la derivata di 3x, quindi basta integrare, cioè calcolare questa primitiva, x al cubo più 3x, tra A e A più 1. Quindi sostituiamo A più 1, poi sostituiamo A, facciamo tutti i calcoli. E troviamo questa equazione di secondo grado in A, cioè questa, semplificandola, è un'equazione molto semplice, si può risolvere direttamente per fattorizzazione o volendo anche con la formula delle radici. Comunque alla fine i due valori di A richiesti sono 1 e meno 2. 1 e meno 2. Il quesito è finito qui, si può dare anche un'interpretazione grafica. L'integrale definito tra 1 e 2. Perché se A vale 1, A e A più 1 valgono 1 e 2, oppure se A vale meno 2, A e A più 1 valgono meno 2 e meno 1. Questi due integrali definiti si possono interpretare graficamente perché la funzione integranda è questa parabola, che è la parabola 3x al quadrato sollevata di 3. Se l'asse x fosse qua e l'origine fosse qui, la parabola 3x al quadrato sarebbe questa che passa per i punti 1, 3 e meno 1, 3. Ma siccome va sollevata di 3, l'asse x si trova qua sotto, l'origine qua, e allora questi due integrali definiti tra 1 e 2 e tra meno 2 e 1 sono queste due strisce, cioè le aree di queste due strisce colorate, sottese da questi tratti di parabola tra 1 e 2 e l'altro pezzo d'area è simmetrico perché è tra meno 2 e meno 1. Quindi queste strisce colorate valgono 10, la loro area è 10 ciascuna. Qui abbiamo la soluzione online di De Stefani Tomasi, il testo e l'integrale, stesso procedimento già visto, con i risultati A uguale meno 2 e A uguale 1. I due autori giudicano giustamente basso il livello di difficoltà del quesito.